Cari amici, tanti saluti da Serafino Massoni. Titolo del video: La fuga dei cervelli. And Beppe Severgnini. Beppe Severgnini è una delle grandi firme del Corriere della Sera. Vedete che simpaticone? Lo vedete che simpaticone? E questo è il Corriere della Sera di oggi. Lo vedete voi che cos'è oggi? Cos'è oggi? Giovedì 24 ottobre 2013. Ah, che bell'articolo che ha scritto Beppe Severgnini, questo simpaticone che ha i capelli, gli occhiali, tutto sistemato come i grandi intellettuali. Allora dice che, documenta che dall'Italia sono andati via 380.000 laureati in 10 anni, quindi sono andati via 30.000-40.000 cervelli. I laureati lui li chiama cervelli, li chiama, capito? Sono andati via 30-40 mila cervelli l'anno. E quindi contro questi 380 mila cervelli che sono andati via dall'Italia in 10 anni ne sono arrivati dall'estero, sono 55 mila. Infatti dice che in Italia le cose non funzionano, dice Beppe Severgnini, questo simpaticone, guardate che simpaticone, vedete come ride? È una delle grandi firme del Corriere della Sera, guarda che simpaticone che dice che le cose non vanno in Italia, però si dimentica di dire che le cose non vanno in Italia anche per colpa dei giornalisti, perché c'è la famosa, cioè, ci sono le norme sui contributi statali all'editoria. Ma quanti soldi che passa lo Stato all'editoria, compreso il Corriere della Sera, tranne errori ed omissioni, non mi risulta però che il Corriere della Sera sia escluso dai contributi statali per l'editoria. Se è, il Corriere della Sera è escluso, me lo facciano sapere, io rettifico questo video. E vabbè, simpaticone Beppe Severgnini, ma se le cose non vanno bene in Italia, la colpa è di tanti, ma anche dei giornalisti. Che beneficiano dei contributi pubblici all'editoria e i contributi pubblici sono pagati da tutti i cittadini italiani. Bisogna dirle tutte le cose, caro Beppe Severgnini. Non basta mica farsi la pettinata alla intellettuale, gli occhiali all'intellettuale. Bisogna dirle tutte le cose, cari amici. Vabbè, a conforto, a mio conforto, vi lascio nel riassunto di questo video un simpatico e ben documentato articolo apparso su Fatto Quotidiano. Va bene? E mi pare che il Fatto Quotidiano mi pare che non benefici dei contributi raravis, non mi pare che non mi pare, mi pare che non benefici dei contributi per l'editoria. Mi pare comunque c'è un simpatico articolo del Fatto Quotidiano, lo trovate nel riassunto a questo video. Simpaticone Beppe Severgnini, simpaticone. Va bene, cari amici, grazie se mi avete ascoltato e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni.